riconoscere gli errori che noi facciamo e prepararci al futuro. Certo, il risultato è un risultato, devo dire, di grande prestigio. Dobbiamo ancora maturare questa nazionale. Per maturare ci vuole tempo, pazienza, e non dobbiamo piangere sul latte versato. Non serve. Non andiamo nel Qatar, vuol dire che quelli che verranno almeno dopo di me... Fa caldo in Qatar per gli esterni. Sì, ma poi noi il Qatar non ci piace, andiamo al prossimo mondiale. E il Barone cosa ne pensa della nazionale? Ma intanto l'1-0 di ieri è importante perché dà fiducia, autostima a tutti i ragazzi, quindi per Mancini in questo periodo non è facile fare la nazionale, anche perché se noi guardiamo il campionato italiano ci sono già oggi come oggi 70-75% di stranieri, e per lui veramente fare delle scelte difficilissime. Cioè, naturalmente ringraziarlo, è diventato campione d'Europa con merito, ieri hanno vinto una partita importante, se vediamo lunedì in Ungheria cosa succede. Però ripeto, il lavoro suo non è facile in questo periodo. Può essere un motivo per ricominciare alla Nations League, anche se non è una grande, trofeo, no, ma io ho detto, un grande trofeo, sai, nuovo. I risultati danno stima, danno fiducia, danno stima. Io ieri ha vinto una partita che probabilmente nel primo tempo nessuno dava per scontato. Poi il ragazzo ha fatto veramente, la Spadori ha fatto questo grandissimo gol, bravo ragazzo, ha risolto una partita. Quando il risultato è positivo credo che bisogna dirgli veramente bravo, quindi ripeto, per lui non è facile questo periodo qua. Alberto, tornando al libro e proprio riferendoci a Mancini, nel libro si parla di quando Mancini si tira fuori dalla spedizione azzurra e dice: c'ho davanti Baggio e Zola, non contate su di me, però sia Sacchi che il presidente che cosa dicono? Questo diventerà un grande tecnico. Sì, Mancini non voleva essere la riserva di Baggio e Zola, e devo dire che poi a distanza di tempo si è pentito di essersi tirato fuori, perché sarebbe andato con gli altri in America e sarebbe servito. E Mancini adesso ha un grande lavoro davanti, deve pazientare, però la speranza è quella che possa portare l'Italia al prossimo europeo e al prossimo mondiale. Ma io vorrei appunto tornare sugli allenatori, perché il presidente ha avuto Vicini, poi ha avuto Sacchi, per far capire come è cambiato anche lui nel tempo, perché all'inizio avrebbe preso calci nel sedere i giocatori della nazionale. Quando Sacchi, sì, ma non ha avuto Berzotto. Non ha avuto Berzotto, purtroppo. Quando Sacchi ha fallito all'Europeo del 96, che è uscito al primo turno, Sacchi era finito, tutti volevano che andasse via, e il presidente cosa fece invece per difenderlo? Non vuoi essere patente, diciamo un po'. Chiaro che quando va in crisi la nazionale, il presidente federale è il primo che viene colpito, no? È come quando affonda una nave, affonda il comandante della nave. E siccome molti volevano che io non lasciassi la federazione, mi ricordo il presidente della UEFA allora mi disse: Antonio, ma scusa, liberati di Sacchi e tu rimani in federazione. Io dissi: no, io non abbandono. Il comandante scende per primo. Il comandante scende, se ne va. E quindi è stato un episodio toccante, devo dire, e non sono pentito di quello che ho fatto. Sono fatto veramente... I sentimenti servono, i sentimenti nel calcio alcune volte migliorano gli uomini.